ancora una segnalazione per chi ci ascolta ovviamente di giovedì e di venerdì. L'11 febbraio alle 21 presso la chiesa dei Santi Vito e Modesto a Lomazzo si terrà una conferenza sulla parola si fa immagine, incontro col divino attraverso l'icona, tenuta da Monsignor Francesco Braschi, che è dottore della Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana e presidente dell'Associazione Russia Cristiana, sacerdote della Chiesa di Milano. Con lui anche la professoressa Elena Tagliabue, maestro di iconografia e direttrice della stessa scuola iconografica di Seriate. Inoltre, il giorno successivo, alle 11:45, ci sarà la benedizione e l'inaugurazione dell'icona Madre di Dio, calice inesauribile. Un'immagine particolarmente bella, questo è un particolare molto venerata in Oriente, ma nota anche all'iconografia occidentale. In questo modo, la comunità pastorale di Lomazzo, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e con l'Istituto Comprensivo Melotti, vuole proprio sottolineare la portata dell'immagine delle icone con un tempo Biblia Pauperum, cioè la Bibbia dei poveri, immediatamente visibile nel loro contenuto di fede. La conferenza verrà completata da videoproiezioni su maxi schermo e vi sarà anche musica con la Scola Cantorum di Lomazzo diretta dal maestro Ezio Berlusconi. Siccome sono sempre molto bravi loro di Lomazzo a organizzare queste cose, volevo segnalarvelo. E infine permetteteci di dire che è stato un grande successo di partecipazione di pubblico, quello che a Lomazzo ha visto nella chiesa dei Santi Vito e Modesto, la serata dedicata alle icone. 500 le persone che hanno partecipato alla conferenza con videoproiezione intitolata La parola si fa immagine, incontro col divino attraverso le icone, che era organizzata dalla comunità pastorale di Lomazzo, dall'assessorato alla cultura, come sempre dall'Istituto Comprensivo Melotti, e è stata tenuta, diciamo, questa serata da Monsignor Francesco Braschi, che è dottore della Biblioteca Ambrosiana e presidente dell'Associazione Russia Cristiana. Accanto a lui la professoressa Elena Tagliabue, che ha trattato le icone dal punto di vista, diciamo, dell'estetica, della tecnica e dei canoni stilistici, in quanto Tagliabue è direttrice della scuola iconografica notissima di Seriate. La serata è stata arricchita anche da musica col maestro Ezio Berlusconi e la Scola Cantorum, e domenica mattina l'icona è stata posta di fronte alla caserma dei Carabinieri, accompagnata da un corteo di circa 300 persone. Insomma, quando si dice che tutto un paese partecipa a un grande evento, come dico sempre, siccome a Lomazzo poi sono bravi, le cose le fanno bene, qualche immagine l'avete vista. Adesso è tutto per questa nostra puntata, io vi ringrazio come sempre di essere stati con noi, torniamo giovedì alle 18:30, ma lo sapete, tutte le dirette e gli speciali che non sto a ripetervi. E allora, grazie davvero, arrivederci.